Eliminare grasso dalle braccia. Ecco le migliori strategie per eliminare grasso dalle braccia dai tuoi nutrizionisti preferiti. Quante amiche ci scrivono: ragazzi, ho le ali di pipistrello che fanno avanti e indietro dal tricipite, le mie braccia sono grasse, voglio rimuovere tutto, vi prego tagliatemele, non ne posso più. Ebbene, quindi i tuoi nutrizionisti preferiti per oggi hanno deciso di spiegarti come eliminare grasso dalle braccia. Che tu sia donna o che tu sia uomo, queste strategie che andremo a vedere vanno bene ugualmente. Ma prima di scendere nel dettaglio delle strategie dobbiamo capire che cosa ti porta ad avere grasso nelle braccia e soprattutto, purtroppo, capire la dura realtà dei fatti. Che ragazzi, non esiste in sé per sé un grasso mega localizzato nelle braccia che ti fa diventare il braccio come quello di Hulk, però tutto fatto di lardo, mentre invece il tuo resto del corpo è estremamente fit, da vera top model o da modello fitness. La realtà è che le braccia ingrassano, così come tutto il corpo, con l'eccesso calorico e con l'aumento della massa grassa. Quindi quello che succede quando le tue braccia sono grasse è che in linea generale il resto del corpo non sarà in estrema forma, sarà comunque sovrappeso anche quello. È vero, è possibile vedere con alcune bilance impedenziometriche l'accumulo di grasso più localizzato in un punto o nell'altro, ma quello che vedrai è che la maggior parte delle volte, anzi, le braccia sono tessuto che ha più tessuto magro che tessuto grasso rispetto al resto del corpo. Quindi se tu vedi le tue braccia grasse, ci sono due motivazioni. La prima, che ancora hai grasso in tutto il corpo, quindi che devi dimagrire da tutto il corpo, per cui quello che devi fare è intraprendere un percorso di dimagrimento generale, e attenzione al termine dimagrimento, e non perdita peso. Il secondo motivo per cui vedi le braccia grasse invece è proprio il motivo che hai distrutto il tuo metabolismo, hai perso tanto peso e hai perso peso male. Quindi hai perso anche, anzi direi soprattutto, muscoli, ovviamente hai perso magari anche grasso e quindi ti sei svuotata, ti sei rinsecchita se sei donna o ti sei inflaccidito se sei uomo e quindi hai quel cosiddetto grasso ostinato. Quella sorta di pelle in eccesso che vedi penzolare dalle braccia non è soltanto pelle, ma è proprio il tessuto che non è più tonico sodo, muscolo che viene a mancare e quindi quel pipistrello, quell'ala di pipistrello che fa avanti e indietro perché il tessuto è caduto, c'è ancora del grasso residuo, magari il tuo corpo è nella situazione che si definisce skinny fat, cioè senza muscoli, quindi secco, ma grasso, ancora con una percentuale di massa grassa alta che invece devi andare a limare, devi andare a togliere. Il problema è che hai già magari abbattuto il peso corporeo, hai già un peso corporeo non esagerato, ma ancora vedi grasso, ancora vedi quell'ala di pipistrello che fa avanti e indietro, quel tricipite molle. E quello che devi fare quindi è mettere su tessuto muscolare magro e bruciare grasso senza ulteriormente perdere ancora peso. Quindi quali sono le strategie per fare questo? La prima strategia è proprio evitare le diete drastiche. Infatti, come ti ha detto Mario, se vuoi evitare che le tue braccia si svuotino, il primo errore che ti porta a fare, ti porta proprio le braccia a svuotarsi, è fare diete con bassissime calorie, diete senza nutrienti. Tu devi vedere, in base a quello che ti ha detto Mario, le tue braccia come il palloncino. Quando lo riempi d'aria è bello disteso, teso, sodo, perché l'aria sono praticamente i tuoi muscoli. Quando poi li perdi, che succede quando fai uscire l'aria dal palloncino? Che si affloscia, si rattrappisce. Tu in questo momento hai le braccia come una busta della spesa svuotata. Dobbiamo andare a rimettere la spesa. Le diete drastiche cosa fanno in realtà? Ti abbassano tanto le calorie, Mario già te l'ha accennato, ti abbassano tanto le calorie da portare il corpo in quella situazione che si definisce di carestia. Quindi che accade essenzialmente? Il tuo corpo percepisce questo abbassamento drastico delle calorie, inizia a smantellare via, a perdere via liquidi e quindi già qui c'è un primo svuotamento del tessuto. Inizia poi a perdere massa muscolare perché non ha sufficienti calorie per campare questi muscoli, perché i muscoli ti chiedono ogni giorno un tot di calorie solo per sopravvivere. Il tuo corpo non ce l'ha queste calorie e inizia a doverli dare via, li distrugge, li smantella. Accade quindi che tu vedi proprio il tuo corpo che sì, magari si rimpicciolisce, perdi del peso sulla bilancia, ma non è che stia realmente dimagrendo, si sta svuotando, si sta afflosciando.
E quindi qua, come ti diceva anche il buon Mario, ti ritrovi con quel grasso ostinato, che di ostinato non ha nulla in realtà, semplicemente non l'hai nemmeno ancora toccato. Perché il grasso, essendo una forma di riserva, di garanzia, di protezione per il corpo, verrà conservato dal tuo metabolismo, perché appunto è una riserva per la sopravvivenza. Quindi no diete drastiche, sì invece una dieta che ti dà il giusto apporto di calorie. Quindi la prima mossa da fare sarebbe capire quali sono le calorie che sei in grado di consumare, ok? Ci sono tanti calcoli, tante stime che puoi fare, perché essere precisi spaccando la caloria purtroppo non è possibile, salvo utilizzare macchinari molto 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 complessi, ma una stima può anche andare bene. Queste stime le puoi fare guardando i nostri video, ci sono tanti video, oppure leggendo il nostro libro o i nostri manuali. Una volta capito il livello di calorie adatto, quindi quante calorie sei in grado di bruciare, non dovrai fare altro che scendere poco al di sotto delle calorie che sei in grado di bruciare, non tanto al di sotto, perché tanto al di sotto ritorniamo da capo. Non mi ripeto perché sarai noioso, ma devi ovviamente consumare un pochino di calorie in meno. In questo modo terrai alto il metabolismo, non lo farai andare in carestia, lo aiuterai a bruciare grasso mantenendo la massa muscolare. Però attenzione, perché le calorie non sono tutto, ci sono anche tanti altri passi importanti da fare per evitare che anche con le calorie giuste il tuo corpo vada a fare cose che tu non vuoi. Ciò che devi fare quindi è fornire tutto ciò che serve per nutrire realmente i tuoi muscoli, per creare tessuto sodo, tonico e spingere volume muscolare nelle braccia invece che far cadere il tessuto floscio. Quindi quello che devi fare è creare questa espansione dall'interno a livello del tessuto muscolare, che in modo sodo e tonico crea quel tessuto che è bello da vedere. A te non interessa che sia, diciamo, svuotato, a te interessa che sia bello da vedere. Quindi quelle braccia sode e toniche che vedi alle modelle fitness, che vedi ai modelli fitness e che quindi sono belle da vedere esteticamente. Questo lo fai in due modi. Il primo, fornire la giusta nutrizione, come ti ha detto Valerio, creando un piano con tutti i macronutrienti, con il giusto apporto calorico, con un piccolo deficit se devi dimagrire, o addirittura un piccolo surplus di calorie se ti trovi in quella situazione svuotata e secca come una prugna che deve ricostruire muscoli, e allenandoti in modo corretto. Quindi dieta flessibile a livello nutrizionale che ti permette di mangiare i cibi che vuoi, però con i macronutrienti corretti, e dall'altro lato allenandoti in modo breve ma intenso, come ad esempio con il sistema Metaflex, il nostro sistema proprietario che ti fa allenare in modo intenso, molto breve durante la tua settimana. Potrai fare infatti poche sessioni di allenamento da pochi minuti, che però serve a esattamente costruire tessuto muscolare, quindi non semplicemente a bruciare qualche caloria, ma a costruire muscolo sodo e tonico, perché grazie all'esercizio intervallato ad alta intensità di potenza, quello che farai sarà aiutare il tuo muscolo a costruirsi nuovamente più sodo e tonico, allenamento dopo allenamento, e far sì che le tue braccia non siano più penzolanti, ma che siano sode, perché siano ricche di tessuto muscolare realmente attivo. E questo non lo puoi fare andando a correre come un criceto sul tappeto, andando a fare la corsetta al parco, facendo ore e ore di spinning, di bike. Lo puoi fare soltanto costruendo muscolatura con esercizio intenso, che sfrutti ad esempio il tuo corpo, piccoli attrezzi o anche attrezzi da palestra, in modo ben strutturato per far crescere il tessuto muscolare e non soltanto andare lì a bruciare qualche caloria per tenerti attivo in movimento. Quello non è un modo per tonificare le braccia, per dimagrire il grasso dalle braccia. Quindi se hai grasso ostinato sulle braccia, se in questo momento le tue braccia hanno del grasso proprio accumulato, le vedi spente, le vedi flosce, vedi la pelle appesa, non risolverai questo problema facendo le solite cose. Non lo risolverai facendo le diete drastiche, facendo la dieta detox, eliminando tutto quello che ami e massacrandoti di cardio. Anzi, le probabilità sono che andrai a peggiorare, avrai sempre magari meno peso corporeo, perderai peso, ma le braccia sempre peggiori, magari con altri problemi di conseguenza come cellulite anche sulle braccia, ritenzione idrica. Metti insieme tutti i passi che ti abbiamo detto. È certo che devi naturalmente personalizzarli sulla tua persona.
perché rischiando di mettere le cose male, prendere solo qualche informazione che ti piace e metterla insieme ad un piano sbagliato può portarti a distruggere completamente il tuo metabolismo. Se hai un metabolismo spaccato in due e vuoi rimetterlo a posto perdendo grasso dalle braccia, il nostro consiglio è quello di parlare con un nostro consulente gratuitamente. Perché? Perché a un consulente potrai spiegare proprio cosa hai fatto in passato, quindi che problemi hai creato adesso al tuo metabolismo, quali sono le tue difficoltà e le tue esigenze specifiche, perché ognuno di noi è differente. E in questo modo, insieme ad un esperto, parlando in viva voce, potrai capire esattamente quali sono i passi giusti per te per non fare più cavolate, evitare di peggiorare ogni volta dopo ogni dieta e trovare la situazione definitiva che ti aiuti veramente a migliorare. Quindi clicca il pulsante qui sotto, prenota uno dei pochi slot rimasti disponibili per parlare con un nostro consulente e finalmente elimina questo grasso dalle braccia. Ora che hai finalmente capito come eliminare grasso dalle braccia, quello che devi fare è mettere un pollice su a questo video e condividerlo con tutte le tue amiche e i tuoi amici in modo da far capire qual è la soluzione per eliminare grasso dalle braccia realmente in modo duraturo. Dopodiché vieni a seguirci su tutti i canali social, ci trovi su TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, praticamente Dieta Flessibile Italia è ovunque. Quindi dopo questo ti salutiamo dai tuoi nutrizionisti preferiti Mario e Valerio, ci vediamo al prossimo video. We'll be right back.